Bene, amici di Tenistar, ci siamo anche oggi, ore 18, per dire la verità sono le 18.05, ma avevamo bisogno di una prolunga, altrimenti la corrente ci salutava. Vi presento subito le ospite di oggi, perché oggi sono sicuro che ne avremo di domande, io da leggere e lui da rispondere, ne sono sicuro, ed è Fabio Ferro, tester per tenistars.com. Ciao, buonasera a tutti. Sì, più che tester per Tenistas, è proprio lui il padre padrone, come ho scritto nel post e nelle mail che vi è arrivato, è proprio diciamo il factotum, possiamo dire il factotum. Sì, esatto. Esattamente, esattamente. Faccio tutto io, nel bene e nel male, quindi oneri e onori sono tutti quanti miei. No, io direi nel bene, anche perché è sicuramente il sito di riferimento. Io ho scritto soprattutto per gli appassionati, no? Perché ho fatto un po' una metafora usando il cibo, ho detto il pane, diciamo, degli amatori è un po' essere pro Nadal, pro Federer, pro Djokovic, ma subito a seguire, secondo me, o forse prima è ma che corde usi, ma che racchetta, ma che peso, ma quanta le attiri, secondo me è lo step successivo. Allora Fabio, allora aspetta, prima di tutto, adesso magari qualcuno è entrato e ha detto, orca, c'è Fabio Ferro, quello di Tenistas, aspetta che avviso l'amico che, allora mettiamo in chat sotto subito il link della puntata odierna, quindi avete il tempo di invitare il vostro amico che vi dice, ma dovresti tirare le corde a 25 kg, e invece tu gli dici, no, vieni a sentire che dobbiamo tirarle a 21 e multifilo e non monofilo, così potete avvisarlo. Allora, sotto rete Fabio Ferro, avete il link in chat e poi vi girerò anche il link del suo sito, ma secondo me lo conoscono, penso tutti di questi che sono i partecipanti oggi. Allora Fabio, innanzitutto ti ringrazio perché innanzitutto per la pazienza che hai avuto quando la prima volta che ti ho intervistato ti ho detto cacchio, la registrazione non è avvenuta. Mi dispiaceva un sacco, ma purtroppo ero all'inizio, ho avuto un po' di problemi con la piattaforma e come dicevo ieri con ieri ero con, aspetta che mi ricordo, devo guardare perché ne ho fatti talmente ero con Alessandro Mastroluca, che anche lui ho rifatto l'intervista, ma per me è una novità questa qui, questo l'uso delle piattaforme e anche il fatto delle interviste. Perché tu lo sai, ma io sono comunque un coach, organizzo degli stage, organizzo dei tornei amatoriali in stile ATP, ma quello del giornalista è una cosa che mi piace perché comunque ho fatto un corso di giornalismo proprio di tennis con i ragazzi di Super Tennis, però diciamo è rimasto sempre un hobby, no? Quindi ho ripreso a fare questa cosa qui in questo periodo di, chiamiamola tra virgolette, reclusione per dare l'opportunità agli appassionati di ascoltare le voci differenti del mondo del tennis e per me anche rubare degli spunti da voi, ma come lo stanno facendo tutti, se si può dire rubare, insomma, anzi, cogliere queste occasioni. Allora, Fabio, ripercorrendo un po' la puntata che avevamo già fatto assieme, ovviamente non riusciremo a farla uguale uguale, anche perché le domande saranno differenti. Ma quello che ti chiedo è raccontami un po' il tuo avvicinamento al tennis, quando hai giocato, come hai giocato, se ti è mai venuta, questa mi è venuta adesso come domanda, non te l'ho fatta l'altra volta, se ti è mai venuta magari l'idea di fare il maestro di tennis, e come sei passato poi alla parte, diciamo, di test. Allora, guarda, io ho iniziato a giocare nell'88 per puro caso, perché ero ragazzino, io sono classe 82 e all'epoca avevo praticamente 6 anni e mi ero appena trasferito di casa, vivevo a Caserta e sotto casa, vicino casa, diciamo nuova, c'era un circolo di tennis che tra l'altro era nato anche lui nell'82, anch'esso nell'82. Quindi, diciamo, insomma. Ho gli stessi anni del circolo nel quale ho iniziato a giocare, è un circolo al quale sono piuttosto legato e spesso ci torno perché è vicino a casa di mia mamma. Bando alle ciance, lì ho mosso i primi passi e ho iniziato a giocare praticamente con diversi maestri, tra l'altro molto bravi, con costanza, però ho sempre unito il tennis a qualcos'altro, perché per esempio quello che non si sa di me, per esempio, per chi pensa che io giochi solamente a tennis, mentre giocavo a tennis facevo anche karate, per esempio, arrivai a cintura nera relativamente giovane, e dal karate ho preso l'elasticità, nonostante fossi un bel, come dire, un bel armadio, ecco.
Sono stato un discreto discobolo praticamente, quindi ho fatto tutte le giovanili, i campionati juniores nel lancio del disco, tra le altre cose, un allenamento molto molto serio, e contemporaneamente giocavo a tennis. Il tennis non l'ho mai mollato fondamentalmente. L'ho mollato dal punto di vista agonistico ai miei 18 anni perché ho fatto tutto il percorso fit praticamente, quindi anche con degli ottimi maestri, prese le batoste da giocatori veri, sai, quando tu pensi di essere forte, ma in realtà becchi quello, il caso specifico era, si chiamava Potito Starace, insomma, e ti insegnava a giocare a tennis ogni volta che lo beccavi nei tornei under, capivi che c'erano delle persone con una marcia in più. A 18 anni decisi di prendermi praticamente il brevetto di maestro. All'epoca erano chiuse le iscrizioni all'albo maestri, quindi non si potevano fare, e la presi praticamente con l'IPTPR. Di fatto io praticamente divenni istruttore nel 2000, all'epoca, quindi ai miei 18 anni, e ho iniziato praticamente a fare un percorso anche di, insomma, palleggiatore, sparring a diversi livelli, cioè, insomma, univo sia il ragazzino di 5-6 anni che si avvicinava al tennis, o giocavo, per esempio, facevo da sparring ai 14-15 anni che giocavano ad un certo livello, quindi. Io però ho deciso piuttosto presto di non fare tornei perché secondo me non era, come dire, una mia attitudine. E secondo me è una delle cose sulle che con un po' di coscienza bisognerebbe, insomma, capire. Bisogna trovare il proprio ruolo nel tennis, e penso di averlo trovato, insomma, con Tennis Taste, quando nel 2013, diciamo, l'ho fondato, ho trovato il mio modo di vivere la passione nel tennis, quindi essere utile per qualcosa, essere forte, ecco, magari non in campo a quei livelli, ma forte nelle recensioni, la possibilità, insomma, di aiutare chi cerca un'attrezzatura corretta o semplicemente che vuole uno scambio di opinioni, vuole essere indirizzato per una scelta di un materiale piuttosto che una curiosità. E questo mi soddisfa, insomma. Bene, mentre parlavi, io mi segno sempre tutto praticamente quello che gli intervistati dicono. Non tutto, ovviamente, magari dei segnali, però mi soffermo su una cosa perché l'altro giorno proprio uno dei nostri intervistati, che è stato Salvatore Buzzelli, preparatore atletico, non so se tu conosci, ha postato un Sì. articolo. Ha postato un articolo di un video, mi sembra su YouTube, di un maestro di tennis che faceva un paragone col lancio del disco. E siccome tu hai scritto Vero, che vero. sei un discobolo, Sì. il paragone dritto col lancio del disco, cosa ne pensi di questa cosa? Guarda, io l'ho praticato per diversi anni e addirittura mi avevano proposto un contratto in Serie A per quanto riguarda il disco, per quanto riguarda, diciamo, gli allenamenti. Ti posso dire che ci sono delle somiglianze, però è anche vera una cosa, che il disco, a differenza, diciamo, del dritto, ecco, nel tennis, non lo puoi strappare per nessuna ragione al mondo. Cioè, quello che molto spesso si pensa che sia un gioco di forza, di tantissima forza, in realtà è un discorso di coordinazione, perché praticamente il braccio che deve seguire l'energia che il corpo sprigiona ruotando, e parliamo di bestioni che fanno questo tipo di lavoro. Io quando lo facevo ero praticamente, io sono 1,82 m e all'epoca pesavo praticamente 105 kg. Però non, come dire, non avevo grasso addosso, ero una bestia, ecco. Ma nonostante ciò, riuscivo a concentrare con la coordinazione la forza praticamente nello swing del braccio finale. C'è da dire che il braccio alla fine del disco è un pendolo, cioè è solo un risultato finale. Il braccio va avanti per energia cinetica, insomma, per la forza che il corpo riesce a generare. E strappa via, cioè strappa via, lascia andare via con le dita lentamente, quindi il disco senza mai strapparlo. Col dritto si può fare molto di più. Il disco, tra le altre cose, se non esci veramente al centimetro,
basso, va troppo alto, per cui perdi non 20 centimetri, perdi 10 metri sulla lunghezza finale. Quindi ci sono delle assonanze sicuramente. Probabilmente il modo in cui si muove il braccio, però il modo in cui si può dare forza nel braccio è molto diverso. Nel disco non si strappa fondamentalmente. Però condivido che c'è questa cosa perché mi fa sorridere quello che mi dici, perché quando diciamo, chi mi prese, chi mi portò nel mondo dell'atletica, mi disse proprio: tu giochi a tennis, il movimento è molto simile, quindi vieni, già c'hai parte del lavoro fatto. Certo. Poi dopo questa cosa delle assonanze fra l'atletica e il tennis, ogni tanto se ne parla anche quando si parla del servizio con il lancio del giavellotto, insomma si cercano delle anomalie, no? Il fatto di andare dietro e spingere in avanti, ci sono più non anomalie, similitudini, scusate, ho detto una cazzata per dirla. Senti, Vabbè, capita, dai. sì, senti, poi come hai deciso di avvicinarti al fatto, cioè qual è stata diciamo, il click che ti ha fatto passare a dire, ma dai, mi metto a valutare un po' i materiali, le racchette, com'è stato il momento in cui hai deciso di specializzarti in questo? Allora, guarda. È stato un percorso piuttosto lungo perché anche quando io facevo, per esempio, lo sparring o il palleggiatore, te lo dico senza mezzi termini, mi prendevano per il culo i miei colleghi quando arrivavo in campo con una racchetta diversa, magari ogni mese, ogni settimana. Cioè, ho sempre avuto questa passione nella cosa. E poi ero anche un po' un bastian contrario, perché se tutti magari utilizzavano la Prestige Classic, e io dovevo avere il telaio più esclusivo, allora mi presentavo in campo con la Dunlop 200G. E mi ricordo che all'epoca, insomma, il maestro che era sponsorizzato, Ed, cercava in tutti i modi di dirmi che non era un telaio per me, ma in realtà, insomma, sapevo che Aspetta, aspetta Fabio, perché ti abbiamo perso, collegamento. Quindi è nato, diciamo, da lontano, è nato anche dalla passione. Poi, mi senti adesso? Sì, adesso ti sento, sì. Ok, perfetto. Fin dove hai sentito? Fino a passione, nato dalla passione. Sì, fondamentalmente è nato, diciamo, dalla passione perché ho sempre ricercato il telaio che mi piaceva, insomma, trovo che la racchetta da tennis sia ancor più che le corde, sia un attrezzo che comunque attira e in un certo modo può essere anche come dire una sorta di giocattolo, quindi probabilmente c'è qualcosa di psicologico in tutto ciò, no? Però tra le varie dipendenze, sicuramente quella dalla racchetta da tennis è probabilmente una dipendenza positiva. Io, diciamo, nel 2008 ho cominciato un turbine di cambi di telai e affidandomi alle varie recensioni io non trovavo una recensione che una modalità di recensione che mi soddisfacesse davvero, perché sì, ok, il telaio è buono un po' per tutti, un po' per così, non trovandolo ho detto bene, probabilmente potrei farlo io. Avevo un po' di fiducia in me stesso su questa cosa, perché comunque venivo da tanti anni, insomma, di tante racchette provate, comunque da un bel po' di tempo passato sul campo da tennis. E praticamente un amico un giorno nel 2011 mi chiama e mi fa: ma perché non ti apri un sito tuo? E questo amico lo diceva a fronte del fatto che io partecipassi in diversi forum con delle recensioni che solitamente andavano già piuttosto bene per chi le leggeva. Per cui, insomma, ci pensai un po', ci misi altri 2 anni per realizzare che probabilmente era il caso, insomma, di iniziare un'avventura mia. E fondamentalmente, insomma, questo amico aveva ragione, perché ad oggi, come dire, riesco a stare dietro i numeri del blog veramente sudando e strepitando. Però, insomma, lo faccio con estrema passione e spero che ogni volta che rispondo ad un commento, insomma, le persone se ne traggano un vantaggio. Tu mi dicevi che tu rispondi personalmente uno ad uno. Io quando ti ho conosciuto Sì.
virtualmente Sì. c'è chat Sì. e tu rispondi proprio personalmente a tutte le domande. Tra l'altro, quella volta mi ricordo ti chiedevo delle scarpe resistenti, cioè che siano belle tozze, e tu mi hai fatto una descrizione di tutte le scarpe veramente minuziosa. Quindi non si parla solo di quelle che vedete qua dietro, quindi di corde, racchette, ma lui testa anche le scarpe. Ne hai sfondata? Ecco, domanda così subito da, diciamo, da gossip. Ne hai mai sfondata una appena arrivata, così pronta via, spaccata subito? No. Spaccata in che senso? Aperta per No, vedere cosa ci fosse dentro? no, no. Se tu magari giocandoci subito come test, boom, distrutta, mezza rotta, ho spaccato qualcosa. No. No, 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 no. Allora, io non sono uno che spacca racchette. Ho avuto solamente un momento nella mia umilissima carriera tennistica in cui non ero in pace con me stesso, per cui si narra di una mia partita nell'Interland napoletano, insomma, che nella partita del punto decisivo io abbia spaccato quattro telai. È vero, mi pento e mi dolgo. Fortunatamente era una partita dove non c'erano molte persone e quelle poche che c'erano degli amici e ti dico questo, ero talmente infuriato, ma per motivi personali, non per motivi tennistici. Se devo perdere, perdo, punto, non mi interessa. Sono uno che all'avversario gli dice bravo, non cerca la lite, non mi interessa, mi piace giocare. Ti dico questa cosa, ero talmente infuriato per i cavoli miei che quando finì il quarto telaio, non avevo più racchette, e era praticamente quattro pari al terzo set. Mi girai verso la panchina, diciamo, dei miei compagni di squadra e dissi: ragazzi, chi mi presta una racchetta? E li trovai tutti quanti così, che si giravano, facevano finta di niente. Nessuno mi prestò una racchetta perché tutti quanti temevano, diciamo, per la salute del proprio telaio. E conclusi quella partita dal quattro pari con un telaio che da una parte non c'era, era totalmente rotto, e dall'altra, diciamo, ancora si reggeva. Quindi giustamente se ne hai rotte, sai quando ti giri Sì, e gli altri guardano di sotto, no? Sai, cerchi nel zaino. esatto. A scuola quando ti volevano interrogare cercavi nello zaino, no? Oggi interroghiamo e andavi a farti i lacci, cercavi nello zaino qualcosa, ti nascondevi, no? E così ti è capitato. Pensa che alla sera il capitano della squadra, un mio amico, chiamò mia moglie senza dirmi niente. Dissi: oh, ma Fabio, che gli è successo? Perché oggi è irriconoscibile. Momenti della vita, momenti della vita. Era un momento molto, molto particolare. Succede, dai. Insomma, hai cominciato a fare queste le prime recensioni che poi tra l'altro Marco qui, chi vi lo scrivi, una delle prime recensioni fatte fu degli Amantis Pro 295, confermi? Vero, assolutamente, assolutamente. Anzi, un telaio con il quale feci anche per un periodo, proprio perché avevo iniziato praticamente l'avventura di Tennis Taste, però dici: ok, è un po' che faccio solo test. E volevo provare a me stesso anche il valore, insomma, che avevo in campo, e con quella Mantis 295 prima serie mi presentai in un Open da NC praticamente e arrivai al tabellone di seconda, perdendo, insomma, beceramente al primo turno nel tabellone di seconda con un ragazzo classificato 2-6 che la palla non me la fece neanche vedere. Saliva sul mio kick che gli altri temevano, quindi non sapevo cos'altro fare. Ma con la Mantis, di cui ho un'ottima impressione e un ottimo ricordo anche personale, oltre al di fuori anche del blog, devo dire che con quel telaio lì mi sono molto divertito, molto, molto, molto. C'avevo anch'io la Mantis, mi sembra che avevo sì, mi sembra la 295, sì, era un'ottima racchetta, Ottimo, assolutamente, ottimo. assolutamente sì, ma anche la 300, la serie 300, perché poi c'era un periodo che più di qualcuno le aveva prese, dove giocavo io, Sì. e giravano la 300, la 315 anche, che aveva il piatto 98, mi sembra, non ricordo come si chiamava quella lì. No, 315. La 315 è praticamente un equivalente di una Pure Drive Tour, e infatti è un telaio molto massiccio. Se invece parliamo della 300, la PS300, parliamo, secondo me, dai test che conduco, eccetera, di una delle profilate con
il miglior feeling e uno dei migliori equilibri di prestazione in generale, perché ha potenza, tanto. Devo dire che Mantis ha sempre lavorato bene, ha sempre mostrato qualità, ma negli ultimi telai, soprattutto con la PS300, ha fatto vedere anche prestazione. Ah, ok. Vedi, quindi avete già delle dritte sulle marche. Senti, ma poi come instauri i rapporti con le aziende, no? Nel senso, per esempio, prima in fuori onda parlavamo che adesso devo uscire la nuova Pure Drive, no? Mi confermi? Non adesso, diciamo tra un po'. Sì, ok. Però in questo caso l'azienda ce l'aveva bollata, ti manda delle racchette da test. Come instauri il rapporto e come funziona? E anche come materiali, come te le danno, gli ritorni, te le tieni tu, come funziona? Allora, sostanzialmente l'unica regola, insomma, che io mantengo con le aziende è, anzi, sono due regole. Uno, che il telaio resta a me, insomma, perché devo stabilire cosa ci devo fare nel caso lo volessi aprire, nel caso lo volessi far provare, nel caso, diciamo, lo volessi tenere. Quindi il telaio, insomma, resta a me. E la seconda è che l'azienda non può mai intervenire dal punto di vista del giudizio. Cioè, ogni azienda che intende mandarmi un telaio me lo manda in maniera, io dico blinded, cioè mi mandi il telaio, poi leggi la recensione quando sarà online e io ti avviso quando la recensione sarà online. Quindi nessuno può intervenire nella recensione, e fondamentalmente il rapporto con le aziende è positivo per un semplice motivo, perché per quanto io possa essere forte, per quanto io possa essere seguito, ad un'azienda, anche dal punto di vista del marketing, volendo fare un discorso proprio becero, molto molto basso, se solo interessasse la visibilità già la ottengono. Poi le opinioni sui telai, sono chiaramente, diciamo, delle cose diverse. Per quanto io, insomma, abbia dimostrato di essere molto attendibile, e che molti apprezzino il mio lavoro, comunque, insomma, la recensione fa parte anche di un piano marketing, per cui tendenzialmente le aziende preferiscono inviarti un telaio piuttosto che, insomma, mantenerlo nell'oblio. Attualmente non mandarlo a Tennis Taste, onestamente, significa probabilmente, insomma, avere anche poca visibilità. Ah, Bello, ok. parlo di me in terza persona. Parlo di Sì. me in terza persona e questa cosa mi preoccupa. È il plurale maiestatis, no? Lo chiamavano i latini. Senti, di che numeri stiamo parlando come Tennis Taste? Che numeri hai di solito come seguito, del sito, click, eccetera, eccetera? Allora, parliamo di, in termini di click siamo oltre 4 milioni all'anno. In termini, come dire, di utenti, io preferisco parlare di utenti perché poi ogni utente magari si può fare 50 volte il giro del blog e conta poco. Diciamo che siamo praticamente oltre 400.000 l'anno. Quindi, che ti posso dire? Mensilmente oscilla tra i 40.000 e i 60.000 utenti che insomma vengono sul sito. Per fortuna, e ti dico per fortuna, essendo io solo, molti leggono e in parte mi scrivono, diciamo, per quanto riguarda i commenti. Mi piace pensare, insomma, che la recensione possa essere già utile anche senza, come dire, un approfondimento. Cerco di farle così, fondamentalmente, anche perché con questi numeri ti assicuro che da solo è quasi impossibile gestire dei numeri tali. Credo, io sto facendo fatica a fare tutte queste interviste, non voglio immaginare gestire 4 milioni di click e tanti utenti. E in questo mese e mezzo hai avuto un leggero calo, visto che siamo tutti fermi? Sì, diciamo che siamo un calo fisiologico. Fondamentalmente il mio blog è un po' un paradiso per chi gioca a tennis. Nel momento in cui c'è un lockdown come quello attuale, è chiaro che all'inizio tiene bene, poi magari scende un pochettino. È come segue il mercato del tennis. È chiaro che oggi le persone non guardano più tanto il telaio da acquistare, oppure vogliono fantasticare su una nuova corda, su una nuova scarpa, ma hanno delle altre necessità. E è chiaro che è legato anche a quello. Però manteniamo comunque dei numeri, dei signori numeri, cioè vai in fase down, ma finisci praticamente con scusami, il mese di marzo, che è stato il mese peggiore praticamente
sicuramente del 2020 ha mantenuto una media dell'inizio del 2019. Tieni presente che i numeri dei tennisti sono sempre in crescita, è sempre un'impennata continua. Non ho mai, mai, mai registrato un calo, se non diciamo a marzo, insomma, ma un calo relativo, insomma, è sceso, ma è sceso in numeri normali per il 2019. Ok, allora ti faccio intanto due domande, poi ci spostiamo. Anzi, no, prima ti faccio questa, che poi dopo dovrai farmene una anche tu per l'ospite di domani. Ieri Alessandro Mastroluca, che era ospite nostro, ha detto: fagli questa domanda qui. Ha un metodo già pronto per capire, diciamo, in tempi relativamente brevi, questa racchetta è per quel tipo di giocatore? Cioè, c'hai una, due, tre punti che dici, ok, un, due, tre, ok, questa è per quel tipo là, e poi te la analizzi con calma. Guarda, allora io ho la fortuna sfortuna, perché dal punto di vista, diciamo, tecnico è un po' una sfortuna, ma è una fortuna dal punto di vista del test di avere un dritto piuttosto carico di spin e un rovescio pressoché piatto. Ok? Questo già quando entro in campo mi fa capire il comportamento del telaio dal punto di vista, diciamo, della resa nello spin. E anche dal punto di vista del tipo di controllo che ha, perché magari è un telaio da spin e offre controllo magari in rotazioni, ma ha un controllo più scarso sul colpo piatto. Ci sono tanti telai, per esempio, che sulla mia parte destra, sul mio dritto, funzionano, li trovo che funzionino bene, e altri che sul lato destro invece cominciano a peccare dal punto di vista del controllo, dal punto di vista, diciamo, magari del feeling con la palla, perché ho due colpi molto differenti. Molto differenti, uno più lineare che è il rovescio, e uno invece molto più diciamo ampio verso l'alto che è il dritto. Quindi ho già questo è un tipo diciamo di cartina di tornasole che posso adoperare e in una prima ora capisco quanto diciamo dove va il telaio. Poi è chiaro che io non testo i telai mai meno di 10 ore. Ogni tanto c'è qualche burlone e fa: io vorrei vedere ogni tanto quanto le testa. Io risponderei: ma secondo te una recensione di 5 pagine, ma la posso scrivere dopo mezz'ora che ci ho giocato? Praticamente è impossibile scriverla dopo mezz'ora, anche perché cioè, non lo capisci, ma come secondo me tutte le cose, no? Che quando prendi un paio di scarpe ti servono ore per capire se stai bene, non è che metti il piede dentro e le scarpe ideali, insomma, ci sarà sempre un po' di tempo di adattamento. E in queste 10 ore, e molto probabilmente magari ne farai anche di più, fai dei cambi di corde continui? Allora, sì, sostanzialmente sì. Allora, un tempo esageravo un po', nel senso che ci mettevo veramente un sacco di corde, ok? Perché il mercato, diciamo, secondo me poteva chiedere magari l'ibrido di un certo tipo, perché magari chiedeva il multifilo. Però ti sono sincero, quando ho cominciato a fare tantissime recensioni, quando ho cominciato ad avere una coda di 18 telai da dover portare in campo, ho dovuto un poco poco ridurre praticamente il tipo di corda, per cui ho individuato delle corde che su ogni telaio mi riescono a dare un feedback iniziale molto molto sincero, il che ciò significa che non testo più sette tipi diversi di incordatura, ma ne porto in campo due con diverse tipologie di tensione, o magari tre con diverse tipologie di tensione. Poi dipende, perché se il telaio lo riesci ad interpretare subito, tu anche con due corde e 5, 6, 7 incordature, tu hai finito e quindi diventa un test relativamente breve, perché parliamo sempre di 10 ore. La mia regola è 10 ore, mai meno. Poi magari ci sono delle racchette che proprio ci vuole tempo e ci vuole fiducia, ci vuole la ricerca della corda giusta, ci vuole la ricerca della tensione giusta, dell'ambiente giusto. Quindi alcune volte sono arrivato anche a 30 ore. Qualche volta mi è capitato anche di avere un telaio per 2 o 3 mesi, e alle volte me ne sono anche dimenticato. Capita che ogni tanto mi dimentichi di pubblicare qualche recensione, perché chiaramente quando hai 20-30 telai, insomma, che ti aspettano, tu vai, non dico di fretta, però tendi a guardare avanti rispetto a quello che devi fare.
e magari una recensione complicata tendi un attimo a, quindi a tenerla un attimo da parte per lavorarla bene, proprio perché non bisogna raccontare cazzate sulle racchette, perché il mio principio fondamentalmente, che spero che insomma che sia così anche per chiunque lavora in quest'ambito, è che non bisogna mai mettere le mani in tasca alle persone che ti stanno dando credito, nel senso che chi legge la recensione non deve essere preso in giro dal fatto che la racchetta lo fa giocare meglio. Le racchette non fanno giocare meglio, le racchette fanno giocare al tuo livello se la scegli giusta, o più basso se la scegli sbagliata. Cioè tu hai un potenziale del 100%, il tuo, te l'hai, non ti dà nulla in più, ti dà quello che tu potresti. Ma se sbagli racchetta potresti avere anche il 60% in meno, dal mio punto di vista. Ah, particolare questa cosa che hai detto, no? Perché magari qualcuno pensa sempre: ah, boh, mi prendo quella racchetta là perché mi aumenta il colpo del dritto, eccetera. Invece, molto probabilmente bisognerebbe lavorare sulla tecnica più che sull'attrezzo. E dopo, ovvio che anche l'attrezzo, ma più che l'attrezzo, magari non so se sei d'accordo, anche la tipologia di corde e la tensione può essere. Diciamo cioè di grosso aiuto. Ti faccio ancora una domanda io e poi comincio con quelle degli spettatori che sono cominciano a essere un buon numero. Allora, le racchette che usano i professionisti sono quelle che troviamo in negozio oppure sono diverse? Allora, su questo argomento ci sono tante leggende metropolitane. La realtà è che alcuni professionisti adoperano delle racchette fatte su misura e altri adoperano delle racchette che sono praticamente racchette quasi retail. Alcuni amanti, diciamo, di alcuni marchi dicono: no, in questo marchio sono tutte quante retail, quindi non esistono le pro stock dei giocatori. Le pro stock esistono per tutte quante le aziende, solo che sono diciamo di diversi tipi. Però bisogna anche individuare che cos'è per esempio una pro stock, che cos'è una pro room e che cos'è una racchetta retail. La racchetta retail è quella che trovi in negozio. La racchetta pro stock, il nome stesso lo dice, proviene da uno stock selezionato rispetto, come dire, ai telai di produzione, che non sono solo quelli attuali, ma sono magari anche quelli di qualche edizione passata. Molti sono i casi di alcuni giocatori di diverse aziende che preferiscono mantenere il telaio di quando avevano 18 anni, ok? Perché hanno trovato quell'equilibrio e chiaramente se a 18 anni erano 10 ATP, continuano a mantenere quel telaio lì finché non si rompe, come dire, qualcosa dal punto di vista dell'equilibrio, ok? Federer ha cambiato il telaio, per intenderci, molto tardi nella sua carriera, è passato ad un 97 pollici che aveva oltremodo, insomma, passati 30 anni. E da lì si capisce quanto un tennista, anche molto forte, è legato anche, probabilmente anche da un punto di vista scaramantico, ad un telaio diverso. Poi abbiamo le Pro Room, oltre alle Pro Stock. Le Pro Room sono le racchette che sostanzialmente non esistono sul mercato, non sono mai esistite e vengono stampate per i giocatori, probabilmente con delle assonanze con dei telai praticamente pro stock. Molto spesso gli stampi magari sono simili, però con delle caratteristiche che non, diciamo, normalmente non si trovano nemmeno nelle pro stock. Cioè, se tra le pro stock non c'è quella che cercano, gliela fanno su misura. Però chi sono i tennisti che possono avere una pro stock? Per avere una pro room, scusami, visto che è una linea di produzione dedicata ad un tennista, fondamentalmente, sono quelli che contano e che muovono il mercato nel caso in cui non riescano a trovare la pro stock che fa per loro. Un discorso molto ampio. Sinceramente, ti dico la verità: a me questi discorsi non piacciono molto perché ci addentriamo in un percorso in cui non si può ragionare tanto, perché la pro stock la vedi come il bisonte bianco, la vedi una volta, poi non la vedi più. Quindi non ci puoi nemmeno ragionare. Molto spesso molti appassionati mi contattano e mi chiedono anche: ah, ho trovato una Pro Stock, mi dicono anche la sigla. Io mi sono totalmente disinteressato alle sigle delle Pro Stock. Secondo te faccio un buon affare? Io dico: guarda, nel momento in cui devi spendere 600-700 euro per due racchette di cui
non conosci nulla perché nessuno prima di te le ha provate e io sicuramente non ti posso aiutare, valuta che con quella cifra te ne compri 4, probabilmente anche 5 retail che probabilmente per te vanno meglio. Sono d'accordo. E su questa cosa che hai detto, visto che parlavamo anche di, diciamo, di queste pro room che hai detto, quindi dedicate ai professionisti, Giampaolo chiede: ma i top player fanno delle sperimentazioni, magari forse di più sulle corde, ormai vanno con il pilota automatico e fanno sempre quello raggiunto un certo livello? O c'è qualcuno che cambia qualcosa? Guarda, i top player, come vedi, con diciamo, un occhio allenato, si rende conto che spesso magari sono alla ricerca di qualcosa. Un esempio è Federer nel momento in cui stava per cambiare praticamente la sua Pro Staff 90, e prima di passare alla nuova RF 97, ne ha provati un bel po'. Ricordo che nel torneo di Amburgo ne giocò con 3 telai diversi in una stessa partita, steccando l'impossibile, perché poi anche lui, che è un fenomeno vero, anzi un alieno, quando cambia l'equilibrio del telaio durante il gioco, qualcosa si rompe. Poi ha trovato la quadra, ci ha messo parecchio tempo, ci ha messo probabilmente quasi un anno ad adattarsi al piatto 97 e l'ha trovato. C'è Nadal che per un periodo ha provato qualcosa di diverso anni fa, aveva provato a Monte Carlo una versione, diciamo, di più Rairo, più vicina al telaio attuale, quindi con il pattern più largo. Ci sono diverse cose. Wawrinka ogni tanto si presenta magari con un prototipo in borsa, però ti dico anche insomma che si narra che il buon Benoit Paire 2 anni fa o 3 anni fa durante gli internazionali a Roma ruppe un telaio per terra e mandò qualcuno, non so ricordo chi, a comprare un telaio allo Stand Babolat. Cioè, parliamo di uno che stava giocando la partita, dice compra il telaio, fallo incordare e riportano. Sì. Quindi ritorniamo un po' sul discorso di prima, no? Cioè non è la Però racchetta. scusami, Benoit Paire è Benoit Paire, cioè, come dire, non si può Benoit inquadrare. campo, dici. Senti, allora, qua Luca scrive una cosa, vediamo se sei d'accordo. Ha seguito un webinar con il proprietario italiano di Snauert. E questo il proprietario diceva che le Pro Stock sono delle racchette comuni solamente customizzate per la necessità del professionista. Sì, può essere anche. Allora, non è esattamente così, nel senso che probabilmente è stato molto sintetico, perché conosco Roberto Gazzara e lui conosce benissimo l'ambiente. Fondamentalmente la Pro Stock è un telaio che non è di questa produzione, cioè ti faccio un esempio. Rafa Nadal non gioca con l'Aero Pro Drive, non ha l'ultimissima, ha quella del 2005, perché ha lo schema più fitto praticamente, ok? Però sostanzialmente, come dire, il telaio è un telaio che è esistito nelle linee di produzione, semplicemente l'azienda è andata avanti nella ricerca e sviluppo di prodotti e cercando di offrire un po' quello che fa Nadal in campo, quindi con più spin, ok, con uno spin maggiore, però Rafa è rimasto con il telaio originario perché il braccio di Rafa non è il braccio di un amatore o di un ottimo agonista. È il braccio di Rafa. Sì, perché il discorso è anche questo: il discorso è che negli anni le racchette si sono semplificate, okay? Perché la base del tennis si è allargata. Oggi è impensabile di poter tornare ai tempi in cui io o anche tu, Riccardo, facevamo agonistica nei primi anni e o sapevi giocare con una Six One o sapevi giocare con una Prestige Classic oppure eri fottuto, non potevi giocare a tennis. Il giorno che arrivò la Pure Drive nei campi, nel circolo nel quale giocavo io, ho cominciato a perdere con persone che solitamente con me facevano un game, perché riuscivano ad impattare in maniera diversa. Chiaro, molto chiaro. Ho una domanda qui. Come Giampaolo scrive, come per lo sci il carving, no? Quando hanno cominciato a fare gli sci sciancrati, no? Certo. È vero. Andrea Bernardini ti chiede: RPM Blast su Pure Drive, se gioco a 22 kg, è meglio tirarla 2 o 3 kg in più? Sono tanti 2 o 3 kg in più, ma poi
Io penso che dipenda da come gioca. No, ma perché tirarla 2-3 kg in più? Cioè, se ricerchi il 22 su una corda come RPM Blast, che è una corda ready to play, cioè la incordi, vai in campo, giochi 2-3 ore e poi la tagli, perché nasce per quello, nasce per un concetto proprio di agonismo puro la RPM Blast, poi è piaciuta anche a livello amatoriale, ma ci sono comunque delle limitazioni perché è una corda comunque rigida. Già 22, un RPM Blast su un pattern e su un telaio come quello di Pure Drive, siamo al limite, perché è un pattern comunque non apertissimo, con una corda sagomata e rigida, quindi la palla tende ad entrare poco. O sei un picchiatore, ma un picchiatore vero, o altrimenti la ricerca di controllo probabilmente devi andare verso una corda che fa entrare un attimo di più la palla, quindi che sia meno reattiva rispetto a RPM Blast e che ti consenta di giocarla in maniera, diciamo, più aggraziata, più naturale. Quindi tu hai parlato di 2 o 3 ore e poi tagliarla, no? Ci sono degli amatori che quando magari vengono a lezione dico: ma scusa, queste corde da quanto tempo c'hai? No, beh, ma ho giocato poco, saranno 6 mesi. Ah, ma perfetto! Beh, addio, addio, stai giocando con una tavola di legno. Ok, allora andiamo a vedere un paio di domande. Questa mi piaceva. Ok, da 0 a 100 o da 0 a 10, insomma, trova tu un parametro. Quanto può cambiare la prestazione di una racchetta mettendoci una corda meno azzeccata o maggiormente performante? Quindi, quanto influisce la corda su come reagisce un telaio? Allora, io sono convinto di una cosa, e diciamo che cerco di fare praticamente le recensioni, di dare consigli su questa base. Io sono convinto che il feeling, cioè il feedback che il telaio ti dà, il modo in cui il telaio ti restituisce l'impatto con la palla, è fondamentale per giocarci, perché con un telaio un po' più pesante del dovuto, un po' più leggero del dovuto, tu ancora riesci a giocare. Ma con un telaio che non ti dà fiducia sull'impatto, tu non puoi giocare nemmeno se ha le specifiche perfette per te. Quindi, dal punto di vista delle corde, conta moltissimo, perché lo stesso telaio, se lo vai ad incordare con una corda rigida, avrà un comportamento, necessiterà sicuramente di più forza per funzionare. Se lo vai ad incordare con una corda medio rigida oppure più elastica, avrà tutt'altro comportamento. Un errore che si fa molto spesso è quello della ricerca, ad esempio, di controllo su telai che, magari ti faccio l'esempio di Pure Drive, molto spesso capita che mi scriva qualcuno e dice: guarda, io ho incordato a 26 perché la sentivo che scappava. In realtà quella sensazione che scappava non era dovuta magari alla corda che non era esatta, cioè, scusami, non era dovuta alla tensione, ma era dovuta alla corda che non era esatta, perché se metti una corda rigida la palla esce subito, quindi tu hai un feedback minimo all'impatto, che si prolunga se tu sei un pro oppure un agonista che riesce a schiattare la palla, quindi sul colpo, e a farla restare di più sul piatto corda. Quella è l'esigenza di un agonista. Mentre magari un amatore o un terza categoria che non ha tantissima forza nel braccio, ha necessità di una corda che fa entrare un po' di più. Per cui, secondo me, la corda sul comportamento della racchetta, volendo dare un numero, ma come dire, le percentuali sono un po' aleatorie, secondo me conta per il 50% del setup la scelta della corda. E dal punto di vista, diciamo, della tensione, poi c'è tutto un altro discorso da fare. Comunque il telaio può calare tranquillamente del 50% di prestazioni se sbagli corda o se non la cambi al momento giusto. 50% è la metà, e quindi è parecchio. Bisogna fare assolutamente attenzione su questa cosa che hai detto. E la domanda che fa Giampaolo, io la modifico un po', ma è simile. Tante volte, no, fra amatori senti il famoso discorso: no, no, sai, perché adesso ho cambiato le corde, questa corda la sento meglio, oppure una racchetta, quella ha un area più basso, la sento meglio. Cioè, dove sta la verità? Nel senso, e ti faccio questa domanda, magari Federer, non so se sei d'accordo con me, Federer magari si tira una racchetta con un chilo in più,
si accorge dopo una palla e un amatore sente, riesce a rendersi conto della differenza fra la corda e il tiraggio, secondo te? Allora, questo è un discorso abbastanza ampio perché riguarda il singolo e qui tutti quanti facciamo i fenomeni. No, no, ma sai, io sento i due punti di inerzia, sento la differenza, sento che la tensione è più alta, sento che c'è differenza. Dipende da persona a persona, onestamente. Io, diciamo, mi sono divertito tempo fa, con un paio di tecnici. Indovinandogli praticamente il range di inerzia senza averla misurata, ma su diversi telai, cioè 5 su 5 con uno scarto, diciamo, di 3 punti. La realtà è che io me ne accorgo perché chiaramente testo talmente tanti telai, cioè, diciamo, il braccio abbastanza tarato per sentire le differenze. Difficilmente, come dire, sbaglio il tipo di a indovinare magari un parametro o ad andarci vicino, ecco, indovinarlo preciso nessuno ci riesce. Per quanto riguarda la differenza tra, come dire, un amatore ed un professionista, io penso sia la stessa cosa. Perché secondo, diciamo, la mia esperienza anche di incordatore, ho incordato soprattutto per tornei femminili e non cambiavano tensione a seconda delle condizioni atmosferiche. Cosa invece che ho visto, per esempio, nel maschile, farlo più spesso, ma in maniera un po' più meccanica. Ah, domani piove, allora tirami 1 chilo in più per la questione di umidità. Oppure tirami 1 chilo in meno a seconda di quello che volevano. Magari volevano, come dire, un aiuto in più dalla corda in termini di spinta con la palla pesante. La realtà è che è molto personale. È molto personale. Però, secondo me, fissarsi sul sentire il chilo lo puoi sentire. Lo puoi sentire se, come dire, il telaio è vicino ai limiti che tu ti puoi consentire o la corda è vicino ai limiti, perché ad esempio un mono, montarlo a 23 o a 22 fa tanta differenza. Invece, per esempio, un multi montato a 24, o a 23 lo senti un po' meno, perché comunque resta una corda un po' più elastica. Il mono invece sale in maniera esponenziale la rigidità a seconda che tu vai nella parte alta della tensione consentita, che è massima, proprio 23, no? È dimostrato che i mono attuali, oltre i 23, fondamentalmente non servono. Ah, ok, Se bella non questa. per un quarto d'ora, 20 minuti, dopodiché, chi si può consentire di giocare a 27 kg con una RPM Blast, per intenderci, oppure con una 4G? Ma oggi fondamentalmente io dico sempre, se c'è necessità di salire oltre i 23 kg con un mono su qualsiasi telaio, probabilmente c'è un problema dal punto di vista della scelta del telaio, che non è adatto. O c'è un problema magari con la corda, con il tipo di impatto che offre. Quindi ci sono diversi parametri. E in questo gli incordatori, io ripongo sempre una buona fiducia negli incordatori, ritengo che siano come meccanici della Formula 1. L'incordatore non può essere uno approssimativo perché deve avere una capacità critica per dirti davanti al tuo problema, quando vai da lui, dici: guarda, io uso questa racchetta e questa corda. Mi piace questa corda, mi piace questa racchetta, mi piace il feeling che si è combinato tra i due, ma perdo tensione troppo facilmente. E lì devi avere il tecnico che ti deve saper dire: ok, proviamo con un around the world piuttosto che con un box. E così via, e chiaramente devi avere delle mani capaci, insomma, per farti sentire la differenza, se no non la senti mai la differenza sull'incordatura. L'incordatore deve essere veramente capace. Sono d'accordo con te perché poi alla fine sono quelli che ti sistemano le corde per giocare, quindi ne parlavo, mi sembra con Medri che parlava proprio dell'importanza della figura dell'incordatore. Domanda da sondaggio di Giampaolo, si sbaglia più facilmente racchetta, corda o tensione? Ma diciamo che se la giocano perché secondo la mia esperienza, diciamo la racchetta si sbaglia solitamente all'inizio, ok? Perché poi c'è anche chi le racchette le cambia perché gli piace di cambiare e lì non gli puoi dire nulla, anche perché chi non ha delle velità agonistiche
vuole andare in campo e si vuole sentire campione nel momento in cui gioca, non vuole rotture di scatole, non vuole costrizioni. Allora magari acquista, che ne so, una Blade, anche se non se la può consentire, oppure un RF, o anche una Pure Iro che pesa di più rispetto ad una Pure Drive, ma lassù c'è scritto 300 grammi, un po' per sentirsi Nadal. Le corde invece sono un errore che si può protrarre nel tempo, anche perché dipende anche dalla... Allora, a me non piace curare, onestamente. Il mio modus operandi con il blog non è quello di curare, è quello di prevenire. Cioè, mi auguro sempre che chi passa di là, prima di acquistare qualcosa, mi chieda, nel senso, dice: guarda, io gioco con questa racchetta, ho avuto questa, eccetera, eccetera, ma secondo te mi potrei consentire un passaggio a quest'altro telaio? Cosa ci ricavo? Questo è il modus operandi, diciamo, del mio blog. Quindi un consiglio spassionato e tecnico su quello che tu puoi fare, cosa puoi ottenere e cosa puoi perdere in determinati passaggi. Con la corda, fondamentalmente, ci sono invece, si è un po' più restii, anche perché oggi sono usciti 3.000 marchi di corde, insomma, molti, come dire, sono dei rebrand, è un casino, quindi diventa veramente un casino oggi anche orientarsi. E molto spesso, come dire, la scelta è limitata a quella che è il tuo incordatore. Magari hai un incordatore che spinge un marchio e quindi resti in un marchio e non provi mai. Un po', sì, è vero, un po' come le pillole del dottore, no? Che tendono a spingere quel marco là. Parlando di marchi, a proposito, Maurizio ci scrive: lo ringrazierò sempre per la dritta Allwood 102 della Donnai, e difatti Vito Antonio chiede cosa ne pensi di questo piatto, diciamo, un po' più grande, quindi 102 per gli amatori, ma anche agonisti di quarta, dice lui. Cosa ne pensi di questa? Ma allora, agonisti anche di più alto livello, attenzione, perché ho detto più volte, anche nelle dirette, anzi ti rubo qualcuno, guardate ragazzi che io mercoledì e sabato faccio qualche diretta anche io, quindi seguite Riccardo, poi venite anche da me a guardare. Ho detto in diretta l'altra volta che il 102 non è un telaio da negato o da principiante. Cioè ragazzi giocava col 107 pollici, vabbè che poi tradotto realmente era un 105, perché Ed ha sempre fatto finta, come dire, di avere telai più grandi, ma quello era un po' più piccolino, 105, quasi 106. Cioè c'era gente come Chang che giocava con l'oversize, ma non 102, con il 107, Agassi con il 106 e mezzo, 105 e mezzo, quello che era. Insomma, per un periodo sono andati forti. Donnay ha una visione che condivido per chi ama questo tipo di visione, cioè restituire l'impatto stile legno a chi vuole proprio il feeling old style, ok? Cioè ti dà quell'impatto pulito. E oggi sono poche le aziende con Ed che dal punto di vista del feeling è un po' in calo, perché come dire, ha cercato insomma di fare determinati passaggi, quindi si è un po' perso il feeling di prestigio MP, eccetera. E Donnay è risalita perché offre un feeling puro. Giochi con un telaio che ti offre una connessione come quella di un telaio molto pesante. Invece è un telaio 102 pollici e 300 grammi, che arrota bene, che fa sentire la palla molto bene, che tocca bene. Non è potentissima, sì, ma è un telaio classico. Cioè quel 102 serve ad aiutarti ad avere sempre una risposta coerente dal piatto, sempre rotonda, ecco. Secondo me è uno dei telai insieme a Blade 104 più interessanti dal punto di vista dell'agonismo in quarta e in terza categoria, a meno che non si ricerchi un colpo prettamente piatto, ok? Però la realtà è oggi chi è che gioca piatto? Oggi chi è che gioca veramente piatto? Perché se ogni tanto qualcuno mi scrive e mi dice: ah, io gioco piatto come Federer. Ma Federer è il re della gestione delle rotazioni, il suo gioco è la maestria nel muovere in su e in giù quel telaio accarezzando la palla con lo spin. Sì, sono d'accordo. Di Snawart, cosa ne pensi? Chiede Giampaolo. Snawart è un'azienda interessante, è un po' che non mi manda telai da testare, insomma avevo sentito, poi ci siamo persi di vista.
trovo che siano dei prodotti sicuramente interessanti. Diciamo, l'ingegnere che c'è dietro l'azienda è Roberto Gazzara, che ha un'esperienza di Prince, come dire, qualcuno dice il papà dei buconi della Prince, no? È uno degli ingegneri che ha lavorato al sistema O3, e sicuramente ha una visione molto chiara dei suoi telai, un disegno molto particolare, delle geometrie sicuramente particolari. Devo dire che non sono affatto male. L'unica cosa che gli consiglio, se posso dire la mia, però poi lì la scelta dell'azienda, secondo me le colorazioni, per esempio della grinta, che ha un colore un po' retro, se fosse stato un colore più moderno avrebbe venduto molto di più, perché era un 305 che ha un bellissimo comportamento e senza impegnare troppo. Diciamo, c'è un po' una scelta retro che non condivido dal punto di vista estetico, ma dal punto di vista tecnico penso siano degli ottimi telai. Ok, poi adesso ci sono altre domande sulle marche, ma le inframmezzo anche con domande un po' più, diciamo, domande diverse. Ad esempio, Marcello chiede, per i giovani atleti, da che età ha senso a cominciare a provare telai diverse, corde e tensioni? Cioè, da che età il feeling dei ragazzi può ritenersi attendibile? Allora, io penso una cosa, io penso che fino ai 14 anni l'unica cosa che bisogna cercare nella racchetta sia la giocabilità, perché i ragazzini devono crescere con la fluidità di movimento. Poi se sono forti fisicamente, se sono come dire, dei giocatori di fino, se sono dei giocatori d'attacco, vengono fuori da soli fondamentalmente. Secondo me un feeling un po' più serio viene fuori, diciamo, dopo i 16 anni. Da lì cominciano a capire realmente quanto un telaio gli può andare e quanto no. Prima, diciamo, sono un po' più fabbri dal punto di vista, diciamo, dell'impatto, però in molti di questi, per esempio, c'è il caso di un ragazzo che mi è capitato di allenare tanti anni fa, era molto, molto forte, lo chiamavamo il rullo compressore, giocava tutto in anticipo, era piccolino fisicamente e aveva una necessità particolare di controllo, perché si allenava sul veloce, si cercava i tornei sul veloce, giocava tutto in anticipo, era impossibile dargli un telaio leggero in assoluto o giocabile in assoluto, quello aveva bisogno veramente di controllo. Poi al di là, diciamo, del fenomeno, ok, che può capitare in under 14, va vista la giocabilità e poi diciamo dai 15-16 anni cominciare a vedere in base al tipo di gioco se è maturato, se si è assestato. Poi questa è una cosa, insomma, ci deve essere anche la bravura del tecnico dietro, la bravura del maestro che deve capire laddove c'è qualcosa di frenato, vede magari l'allievo che fa fatica a fare qualcosa perché magari non gli sale una seconda in kick oppure e non si riesce a difendere oppure magari non riesce a caricare un top. Lì la sinergia tra i recensori, gli incordatori, i blogger, tutti quanti deve partire dal maestro. Le partite maestro, sì, sono d'accordo con te. Senti, sempre sulle corde, Francesco ti chiede quanto danno si può fare incordando con una tecnica diversa da quella consigliata dalla casa produttrice. Ad esempio, una 2 Ioni su una 2 Nodi su una Ionex invece che a 4. Allora, il danno può essere un danno di giocabilità, ok? Però tempo fa ho visto per esempio il mio carissimo amico Raffaello Barbalonga, che dell'incordatura, diciamo, qualcosina ne capisce, che aveva realizzato una Ionex a due nodi, rispettando determinati parametri rispetto, diciamo, a quello che erano le esigenze del telaio, e quindi in quel caso la giocabilità non viene intaccata. Anzi, lui aveva pubblicato questa foto proprio come provocazione per farsi dire: ah, è incordato una Ionex a due nodi. Alcuni fenomeni ogni tanto se ne escono col fatto: ah, se incordi Ionex a due nodi si rompe. Ma dove si rompe? Ma secondo te un telaio lo incordi a due nodi e non quattro e si rompe? No, la realtà qual è? La realtà è che se osservi il piatto Ionex, che è un piatto molto particolare, soprattutto quello ad esempio di una Bucor Pro 97, no? Che ha una testa molto piatta e poi scende abbastanza scosceso nei lati, quindi è molto squadrato, con l'incordatura a due nodi classica, le corde possono cominciare a muoversi e lì
nei punti, diciamo, di passaggio si può disperdere la tensione o può variare la tensione e quindi diventa disomogenea. Ecco perché si va verso i quattro nodi sugli Onyx, ok? E in generale non solo sugli Onyx, su tutti i telai con il piatto dalla forma un po' particolare. Ad esempio su Head, in molti incordano due nodi, ma in realtà in quattro nodi potrebbe andare nettamente meglio. Va nettamente meglio perché la caratteristica di Head è un piatto un po' più allungato e leggermente più stretto, tranne per esempio che sulle gravidi, quindi non si ragiona per marchi, si ragiona solitamente per racchette. Oggi se incordi praticamente una Edzone 100 di Yonex, che ha un piatto, come dire, piuttosto regolare per quanto isometrico, lo incordi a due nodi, non è un dramma. L'importante è che rispetti determinati passaggi imposti dall'azienda. Certo, è probabile che perda tensione più velocemente, perché la forma è particolare, però, come dire, nell'immediato non inficia la giocabilità. Ok, vedo una domanda qua un po' particolare. Allora, Marco ti chiede: ciao Fabio, esiste un kit per tunnizzare, penso che sia un termine che deriva da tuning, tunnizzare la propria racchetta tipo spaghetti racchetta, scrive tra parentesi, e cosa ne pensi della Blackburn? Allora, Blackburn non so cosa sia, in questo momento non mi sovviene. Comunque, non credo che esista un kit, anche perché l'incordatura a spaghetti era stata vietata al tempo. Quindi, che io ricordi, e qui probabilmente diciamo qualcuno un po' più anziano di me ti potrà rispondere sicuramente. Ma io ricordo che era stata bandita proprio perché aveva una sorta di, diciamo, di aiuto in più dal punto di vista dell'uscita di palla con l'utilizzo di elastici, insomma, era un bel casino. Al momento, diciamo, se te la fai a livello amatoriale, l'unico che si può incazzare è il tuo avversario. Però, diciamo che in torneo e vinci la partita, secondo me, qualcuno un po' più attento a queste cose si può cominciare a lamentare. È bandita, si scrive Giampaolo giustamente, anche Luca, l'incordatura spaghetti è vietata. Blackburn sono delle corde della Starbar, scrive Vittantonio. No, non le conosco. Conosco poche corde di Starburn. Una che è una corda piuttosto semplice ma apprezzata, che è praticamente la Vortex Turbo 6. Conosco praticamente la Fluo Power Evo, che è una corda piuttosto agonistica da controllo e spin. Mi fermo praticamente qui, diciamo, ne conosco veramente poche. Pensavo guardare il fisico da infortuni, epicondilite, problemi alle spalle. È meglio concentrarsi su bassa rigidità della racchetta o andare a lavorare sulle corde? Allora, sicuramente lavorare sulle corde. Perché? Perché quelle che vengono ritenute le racchette più attente al gomito, cioè le Kennex, che poi è un po' un mito, insomma, che solo Kennex aiuti, perché ci sono tante aziende che hanno dei sistemi, tra cui Yonex, Donna, insomma, ci sono le aziende che lavorano per le racchette, per prevenire il gomito, insomma, del tennista. Le Kennex sono rigide, sono tra le più rigide del mercato. Le KI5 sono 70 punti di rigidità, 71 forse, però 70, 70 rilevati rispetto ad una media di 62-63 della categoria delle 300-305 grammi. Ok? La realtà è che la rigidità incide in maniera parziale e il danno finale lo fa solitamente l'unione di una mancanza di tecnica, un sovraccarico fisico e la scelta, diciamo, di una corda che restituisce un impatto troppo rigido. O anche troppo morbido, perché gli eccessi sono due. Ad esempio, ogni tanto qualche fenomeno se ne esce con il multifilo a 17 kg, magari su una racchetta 100 pollici. E poi diciamo mi fa male il braccio. Beh, guarda che non è che non vibra, vibra, ma vibra in maniera diversa. Cioè, per fare un esempio brutto, perché sarà brutto questo che sto per fare, però si capisce meglio. La racchetta rigida, diciamo, la corda tirata di più risponde con tin, 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 tin. Ok? Quindi è un po' più un martellamento, dai.
vibrazioni più alte. Quando metti una corda a tensione molto bassa, al di sotto della soglia minima, diciamo, entro la quale garantisce le sue prestazioni, che è difficile che scenda sotto 18 kg, molto difficile, però molti in realtà cioè almeno 20 kg, la botta che il braccio riceve è boing, boing, quindi fa la differenza tra tanti piccoli pugni e un pugno grande. Quindi non è che non ci sono vibrazioni, ci sono, ma sono diverse. Sì, sono d'accordo. Poi Luca, giustamente, secondo me, suggerisce, oltre a guardare racchetta e corde, bisogna darci un occhio anche magari alla tecnica del colpo, no? Se magari tu stringi troppo il manico durante tutto il colpo e giochi un'ora stringendo come un matto sto manico, è normale che puoi cambiare anche corde e racchette, ma è sempre il modo di stringere troppo che ti porta tutte le vibrazioni sul gomito, no? Quindi la fluidità del movimento. Quello dipende sia dalla tecnica, io dico sempre una cosa, anziché nel dubbio, se sei tipo al 30° telaio che stai cercando, nel dubbio, anziché spendere per un nuovo telaio, spendi per l'aiuto di un maestro, lo dico sempre. Cioè, se acquisti telai tanto per, acquisti tanti telai tanto per, perché ti piace avere tanti telai, è un conto. Ma se sei alla ricerca del telaio perfetto e sei al 30° telaio in un anno o in 2 anni e ancora non l'hai trovato, diciamo una puntatina dal maestro io la farei. O Diciamo, comunque proverei a cambiare, o comunque proverei anche a fare un giro di incordatore diverso. anche può essere, sì, assolutamente. Allora, ti faccio 3 domande di marche e consigli di incordatura, 3, perché sennò dopo ne dobbiamo fare 1000 e non andiamo più a cena, e poi 2 per, tra virgolette, chiudere l'intervista e poi tu mi farai la domanda per l'ospite di domani. Allora, di Sì. marche parliamo. Cosa ne pensi della ditta Folk? Interessante, interessante perché ha un'identità. Nel mercato attuale, secondo me, le aziende che hanno identità hanno ragione di esistere. Quelle che invece entrano oppure che vivacchiano accodandosi ad altre idee, secondo me, sono come destinate comunque un po' all'oblio. Invece oggi ci vuole identità nelle corde e nelle racchette. Buonissima come risposta. Anzi, a proposito, adesso mi viene in mente un nome che avevo visto in Slovenia, un corso, e ce n'erano tantissime e non lo conoscevo, che è Toalson. Tolson, come no, la uso Ah, io. Tolson, ecco, vedi, non sapevo neanche la pronuncia corretta. Tolson, da dove arrivano, chi, cosa sono, come. Allora, Tolson è praticamente la stessa azienda di Toa String, ok? Quindi le corde che utilizzava Coria, più altri, diciamo, grandi fenomeni del passato, molto famosa, diciamo, per le corde di ottima qualità, un'azienda giapponese, che da anni, diciamo, ha sempre prodotto racchette didattiche. Fa quella da 60 pollici, che ha un cuore lunghissimo praticamente, fa quella con lo swinget da 400 punti, lo swinget da 500. Sono telai molto interessanti da utilizzare e io molto spesso sfrutto per esempio la Swittaria. Però diciamo, da diversi anni si è anche buttata sulle racchette da gioco, ok? Trovo che un po' parte della linea, diciamo, se vedi per esempio il modello 300 grammi, un po' scopiazzato dall'Aero Pro Drive, però comunque fatto in maniera diversa perché è più flessibile. E poi ha due telai molto molto interessanti, che sono praticamente le S-MAC Pro 97 in versione 310 grammi ed in versione 295. Io l'avevo provata questa racchetta, la 310 mi sembrava più interessante, la 295 l'avevo tenuta nell'angolino. Quando ho ripreso la 295 dall'angolino, perché sai, quando c'è qualche telaio che dice sì, vabbè, 295, però ho provato la 310, mi è piaciuta, ma non ho detto wow. Invece quando presi la 295 mi piacque veramente tanto. E tra l'altro ero in attesa, diciamo, di ricevere altri due, ma Tolson 295 prima del lockdown, poi si è chiuso tutto e quindi non mi sono più arrivate, ma d'altronde non avrei potuto neanche utilizzarle. Testarla. Trovo che sia comunque un'azienda che lavora bene, è un'azienda con la quale ci si può anche parlare in un certo senso.
non solo col distributore italiano, ma anche diciamo con l'azienda stessa, perché ho provato alcuni prototipi di questa azienda, mi sono molto piaciuti, ho consigliato praticamente delle modifiche. E dopo un mese e mezzo mi hanno mostrato praticamente il telaio definitivo, cioè per come gliel'avevo consigliato, che è una cosa fantastica, però insomma Bello. era ancora in fase di studio, ecco, ci voleva ancora un po' di tempo. Senti, a livello di rigidità delle corde, chiede Marcello, la meno rigida tra i mono può compararsi alla più rigida dei multi o i multi sono comunque sempre più flessibili del mono? Allora, diciamo che i multi generalmente sono più flessibili dei mono, però con le ultime tecnologie dal punto di vista, diciamo, dell'elasticità, non della flessibilità, ecco, perché diciamo la flessibilità la lasciamo sulle racchette e l'elasticità la lasciamo alle corde. Alcuni mono arrivano a delle elasticità notevolissime, anche, diciamo, ad avere un comfort migliore rispetto ad alcuni multi. Perché esistono dei multi con un'anima rigida, per esempio. Giampaolo qua fa una considerazione, anzi più di una considerazione, come le fa sempre Giampaolo, e fa questa analogia che ce ne sono parecchie, adesso non so cosa tu ne pensi, ma per esempio Head fa sci e racchette, Foulke fa sci e racchette, la Fischer faceva sci e racchette, Rossino sci e racchette, Knais sci e racchette, come mai questa cosa di fare gli sci e la racchette? Secondo te c'è un motivo? Sì, perché hanno la produzione, diciamo, hanno i fornitori di carbonio, Quindi no? È facile. È vero, facile. dici Se li tu. trovano in casa, hanno, diciamo, gli ingegneri che possono lavorare nei due campi e quindi in un certo senso possono, come dire, aggredire due mercati con quasi un unico know-how, dai, quasi, perché poi comunque un know-how specifico a quei livelli ci sta ed è neanche da poco. Senti, chi passa da mono a multi apprezza la head velocity? Sì, io la consiglio spesso a chi proprio è restio a mollare il mono, perché tra le diverse corde, diciamo, che propone, che la Octatouch costosetta ma bella, non adatta a tutti perché comunque è agonistica. Sai, tra i vari mono e multi che propone c'è in mezzo questa corda che è relativamente semplice, che però fa un gran lavoro perché è un impatto delicato, non delicatissimo, quindi non è, sai, l'impatto, come lo chiamo io, tipo moffola, cioè che fa così e quindi non la senti, la puoi scendere, la puoi abbassare anche un po' di tensione, e ti consente anche un discreto spin, per cui quello proprio col che c'ha il braccio in mano con l'epicondilite, o l'epicondilite, o l'epicondilite che sia, o magari affaticato, magari ha continui fastidi, può pensare all'head velocity come una soluzione anche economica, devo dire la verità, per essere un multi. Cioè un Uso. multi semplice, che però fa un gran lavoro dal punto di vista, diciamo, della resa. Uso anch'io e mi trovo bene. Allora, due domande, due di abbinamento corda e racchetta, anzi tre, e poi le ultime due che sono simili come domanda, e poi chiudiamo perché sennò poi qua di domande ne andiamo fino all'infinito. Ho provato la Pro Kennet Black Ace piatto 100, peso 300 grammi, mi sembra molto valida. L'unica impressione è mi sembra che abbia poca spinta. Qualcuno mi ha suggerito la 315, cosa ne pensi? 315 grammi, ovviamente. No, spinge di più la versione 300 grammi, perché ha un bilanciamento più avanzato e l'inerzia è piuttosto simile. Per di più, il vantaggio della Black Ace 300 rispetto alla 315 è il bilanciamento un po' più avanzato, che in teoria spinge in maniera leggermente più gratuita. L'errore che molti commettono sulla Black Ace è quello di mettere una tensione normale, ma è una racchetta molto flessibile, come Clash, come Donnay. Quindi bisogna scendere con la tensione. Bisogna scendere con la tensione. Secondo me va provata una corda reattiva, quindi un multi sicuramente non morbidissimo, anzi,
ad una tensione più bassa del solito, e in quel modo riesce a dare un'ottima sensazione di impatto e una discreta spinta. Una domanda Disney, io le chiamo domande Disney di Giampaolo e fa dai, chiedimi se c'è mai stato qualcuno che voleva un'incordatura ibrida a due nodi. Beh, guarda, se qualcuno, diciamo, ogni tanto mi mandano delle foto di incordature impossibili e c'è qualcuno che chiude i nodi in una maniera molto fantasiosa, quindi due nodi sulla stessa corda, cose così. Però, diciamo, io ho smesso di essere incordatore ormai da diversi anni, mi sono dedicato ai test, quindi faccio il signore, vado anche io come dall'incordatore, dico, mi incordi queste 5, 7, 8, 12 racchette entro domani? Infatti, il mio incordatore mi odia. E faccio sempre queste partite, queste sortite il sabato mattina oppure il venerdì sera, e lui mi guarda e mi fa: ma per quanto ti servono? Guarda, devo giocare domenica mattina. 6, 7, 8 telai. No, Mi farà gli però siamo amici, mi sopporta, dai. il tuo incordatore di fiducia ti farà gli assalti ai furgoni che ti portano le racchette a casa, li sequestrerà direttamente, così non gli porti tanto lavoro. No, lui è contentissimo perché vede arrivare da lui e sinceramente lo apprezzo perché è una persona che quando gli dico guarda, questa racchetta non la deve guardare nessuno perché esce tra 6 mesi, oppure quest'altra non la deve vedere nessuno perché l'azienda ha un fortissimo embargo e mi hanno chiesto di non farla vedere a nessuno prima della data tot, lui rispetta questo. Invece altrove mi è capitato di notare, insomma, che il protagonismo della racchetta sottomano creava il problema dell'uscita prima del Dopo, tempo. prima del tempo, cioè dopo. Senti, ma per non sbagliare e non fare casini con i profani, ci sono dei range classici di tensione da consigliare per mono o multi o bisogna sempre vedere il tipo di gioco e che racchetta hai? Allora, solitamente il multi lavora. Parliamo di adulti, lavora meglio tra i 22 e i 25 kg, il mono tra i 18, 19 e massimo i 23, ok? Questi sono i range delle corde moderne, però bisogna sempre vedere su che telaio, bisogna sempre vedere su quale telaio e per che tipo di gioco. Certo. Allora, due domande, due di accoppiamento corda racchetta. Wilson Federer Autograph. Cosa ne pensi? Tecni Fibre Black Code 1,18, 23, 22 kg. Guarda, penso che ci potrebbe essere qualcosa di meglio, perché la Black Code è una corda non troppo reattiva, quindi trattiene un po' con la palla. È un po' un freno a mano per quanto riguarda l'RF, che invece è una racchetta rigida che vuole scorrere, che vuole dare potenza. Secondo me sulla RF va provata praticamente la Lu Power Soft, magari anche in ibrido. Perfetto, a proposito di Luxilon, Franco ti chiede, Fabio, su Yonex Ison AI 100, una Luxilon Soft a quanti chili con quattro nodi? Beh, dipende dal tipo di gioco, però io avrei, diciamo, un po' di riguardo nei confronti, diciamo, della tensione su questo telaio. In generale, se parliamo dell'ultimo, scusami, parliamo di AI, avrei un pochettino, diciamo, di remore ad alzare la tensione, perché tecnicamente, tranne le linee attuali dell'Izon praticamente, e delle altre, diciamo, di Yonex, fino agli anni scorsi preferivano tensioni abbastanza basse per lavorare bene. Quindi tendenzialmente io non supererei 22-21, ma proprio tirato così 22-21, preferibilmente anche 21-20 o 21-21. Ok, l'ultima domanda, che praticamente ne sono due messe assieme, visto il periodo di stop, quando si riprenderà multimorbido e palline non nuove? Perché palline non nuove? No, 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 no. Se la corda è nuova, pallina nuova, assolutamente. Perché magari, come dire, evitate i campi bagnati, i campi umidi, quindi la pallina pesante.
e in generale magari una scelta di una pallina che non sia eccessivamente pesante in generale, però non ci sono grosse problematiche. Tendenzialmente sì, diciamo un primo impatto magari non è necessariamente andare, come dire, una corda morbidissima, anche la corda che utilizzavi prima, ma attenzione più bassa, tanto che ti scappa una palla in più fuori, non fa niente. L'importante è che riprendiamo a giocare. Un'idea anche magari, magari iniziare con delle palle green prima di approcciarsi subito con le palle normali o no? Dici? Ma dai, è stato un lockdown di 2 mesi. È stato un lockdown di 2 mesi, diciamo. Fosse stato un anno, avrei detto sì, forse è meglio ricominciare con un multi e con palline un pochettino più leggere. Però dopo 2 mesi, come dire, non hai perso la memoria tattile e di impatto, ecco. Allora, ultimissima, da terra a cemento, avrebbe senso cambiare le corde? Sì, potrebbe esserci una necessità, però come dire, già con la tensione si riesce a variare molto, anche perché se giochi in spin sia sul veloce che sulla terra rossa. Probabilmente sul veloce riesci a farlo di meno e quindi un chilo in più ti può dare, come dire, un aiuto in controllo sul colpo che scorre un po' più piatto. Ottimissima risposta. Senti Fabio, io ti ringrazio. Abbiamo fatto la solita oretta e mezza. Io ti chiedo la domanda per l'ospite di domani. Domani ho Claudia Giovine, che è attorno ai 470 al mondo WTA. È una giocatrice. Cosa gli chiederesti? Ma chiederei sicuramente qualcosa relativamente all'attrezzatura. Se sono più le volte che ha voluto spaccare il telaio o più le volte che l'ho amato. Bella questa. Più volte amato o spaccato? Bella, segnata, domani gliela faccio. Fabio, io ti ringrazio per la tua disponibilità. Questa volta la puntata è registrata, quindi ti manderò il link per la registrazione e la metterò anche sul canale YouTube di Tennis Stars, quindi la troverai, te lo mando anche in privato, ma ci farò anche un post come faccio ogni giorno. E penso domani comunque, perché il sistema qui per produrre la Nessun puntata ci problema. vuole un po' di tempo. E domani abbiamo, come ho detto, Claudia Giovine, che tra l'altro è la cugina della Pennetta, io non lo sapevo. E, bene, ci vediamo domani alle 18. Poi, dopo la Giovine, avremo Federico Di Carlo, che è un mental coach, e il giorno dopo avremo Danilo Pizzorno per la videoanalisi. Quindi noi ci vediamo domani alle ore 18, come sempre. Grazie ancora Fabio per la tua disponibilità e ferratezza non esiste, come si potrebbe dire, per La la tua. ferratezza fa comunque il mio cognome, dai. Esatto. Vabbè, dai, facciamolo passare. Grazie ancora, Ciao. buona cena a tutti, anche a te Fabio. Ci vediamo domani alle 18. Ciao ciao.